semplice come l'acqua del lago. Semplice come sui colli gli ulivi. Semplice come la fiamma di una candela. Così fu la vita, anzi, così è la vita, perché tutt'oggi le sue opere vivono. Disse: vivrò come una bambina abbandonata nelle mani di Dio, lasciando a Lui la cura della mia santificazione e quella dell'intero istituto. Come una bambina, i suoi pensieri erano semplici ed innocenti, gioiosi e curiosi, e lo furono per tutta la sua vita. E da questa casa, dove nacque, quella bambina ha percorso il cammino della vita e della fede. Viveva come se ogni giorno fosse il presepe quotidiano della Sacra Famiglia, a cui si ispira tutt'oggi il suo ordine, l'Istituto delle Piccole Suore della Sacra Famiglia. Nella sua vita semplice, Madre Maria non fu un esempio solo per chi ha fede e per i credenti. Le sue parole toccano il cuore e lasciano un'impronta a tutti, credenti e no. E lì sta la sua grandezza. Disse: fondamento alla santità è l'umiltà. Vuoi farti grande? Sii piccola. E questo vale per tutti. Sembra incredibile che una piccola donna, una piccola suora di un piccolo paese, senza quasi mai muoversi da esso, abbia potuto costruire grandi cose a favore dei poveri, degli orfani, dei derelitti, degli ammalati, portando speranza a tutti. Dall'Italia all'Albania, alla Svizzera, al Brasile, all'Argentina, al Paraguay, all'Uruguay, all'Angola, al Togo. Santa Maria Domenica Mantovani è la dimostrazione che ogni persona, che tutti noi, possiamo edificare grandi opere, nell'umiltà, nel silenzio, nella dignità della nostra cultura, grande o piccola che sia. Della sua vita, del suo pensiero, delle sue opere, tutto questo verrà raccontato nel film intitolato Semplice, del regista Mauro Vittorio Quattrina, ad onore e memoria di Santa Maria Domenica Mantovani.